Ciao a tutti ragazzi, bentrovati. Eccoci, siamo arrivati alla fine dell'anno scolastico, ormai siamo alla fine di maggio. Il percorso si sta per concludere, per alcuni di voi si tratta solo di una tappa, per altri proprio di un traguardo, perché siete arrivati alla conclusione del vostro percorso con gli esami. Ebbene, quest'oggi volevo lasciarvi una piccola raccomandazione, se vogliamo, un consiglio. E ve lo volevo lasciare raccontandovi un pochino quella storiella che probabilmente tutti conoscete della cicala e della formica, no? Tutti ricorderete questo piccolo racconto che di solito si insegna ai bambini, dove si racconta di questa formica sempre laboriosa che lavora, mette da parte e raccoglie, e questa cicala che invece passa tutta l'estate a cantare e a non lavorare. Il problema è che poi arriva l'inverno e quindi la formica, con tutte le provviste che ha fatto, starà tranquilla, invece per la cicala qualche problemino si presenta. Ecco, questa storiella possiamo provare ad applicarla un po' anche alla nostra storia all'interno del nostro percorso scolastico. Cosa succede? Quindi noi già lo sappiamo, il finale di questa storia per certi versi lo conosciamo bene, no? Però io già vi sento applicare questo paragone alla vostra quotidianità e a dirmi no, 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 ma io a scuola magari non mi impegno, io a scuola non mi comporto bene, no, ma quando sarò al lavoro sarò diverso, no, ma quando andrò allo stage farò diversamente. Beh, non vi credo tanto, mi spiace dirvelo, ma è proprio così e me lo insegna anche un po' la mia esperienza. E per fare un po' un paragone in ambito sportivo, provate a pensare a un calciatore di successo che dice al suo mister: "E beh, no, ma io non faccio gli allenamenti perché tanto durante la partita sono bravo." Beh, insomma, sì, forse le prime volte, ma poi col lungo andare alla fine perderà la forma fisica, mentre i suoi compagni, quando ci sarà da correre, correranno e avranno il fiato lungo, e lui invece dopo i primi passi si fermerà, no? E così anche nell'ambito della scuola, della vita e della professionalità. Se ci si allena, se si sta costantemente sul pezzo, evidentemente poi quando arriva l'inverno, quindi quando arrivano un po' le fatiche, si è pronti ad affrontarle e si va avanti meglio di altri, evidentemente. Certo, si tratta naturalmente di fare un passettino alla volta, però bisogna decidere adesso, subito, in questo momento, ok, io fino adesso mi sono un po' adagiato, non mi sono dato da fare. Benissimo, adesso decido che cambia tutto. Adesso decido che cambia tutto. Chiaro, non dalla sera alla mattina, sarebbe come dire, sempre per stare in ambito sportivo, io fino a ieri non muovevo un passo, domani faccio la maratona. Come si fa? Non si riesce, evidentemente, anzi, si rischia pure di scoraggiarsi perché si vede che non si raggiungono i risultati e si fa troppa fatica. No, un passo alla volta. Ma adesso decido che è il momento di andare avanti, di migliorarmi, di cambiare, di impegnarmi, di essere serio. Un passo alla volta, un pezzettino ogni giorno, ma ogni giorno un pezzettino in avanti, non indietro, possibilmente. Capiterà qualche volta di sbagliare, però la direzione deve essere sempre quella. Un po' come lo sport, prima o poi il traguardo lo si raggiunge e gli obiettivi li si portano a casa con questo atteggiamento. L'atteggiamento invece un po' così da Lazzaroni, insomma, non porta tanto a dei grandi risultati. E ricordatevi, non è mai troppo tardi per incominciare e decidere. Però davvero io vi invito, vi lascio questo consiglio, questa raccomandazione per le vostre vacanze e per chi anche invece adesso dovrà fare gli esami. È il momento adesso di decidere, dire ok, cambio, avanti con una direzione positiva, facendomi aiutare magari dai miei insegnanti, dalle persone che mi circondano e che mi vogliono bene. Mi raccomando, è molto importante. A presto e arrivederci al prossimo video, al prossimo anno scolastico. Ciao a tutti!